Questo programma è in collaborazione con Einstein Space. Buongiorno e bentrovati dalla vostra Francesca. Oggi ci troviamo alla Valet. Infatti parleremo di medicina e chirurgia estetica. Da poco si è tenuto il CES 2019, uno dei più importanti convegni nel mondo medicale estetico. Ripercorreremo il viaggio con chi organizza e ha realizzato questo convegno. Venite! Eccoci nel quartier generale di Valet. Siamo in attesa di parlare con il signor Fundarò, medico e chirurgo estetico, che ci parlerà del CES nei suoi particolari. Buongiorno, signor Fundarò, il vicepresidente del CES. Buongiorno. Volevamo chiederle com'è nata l'esigenza di questo convegno. Beh, diciamo che 22 anni fa l'esigenza era probabilmente nata la voglia di incontrarsi, di confrontarsi, di un limitato gruppo di persone che erano coinvolte nel settore della medicina estetica. Dai primi anni poi l'evoluzione è stata veramente esponenziale, tanto che nella 22esima edizione del congresso CIES, Società Italiana di Chirurgia e Medicina Estetica, si è arrivati a una presenza di ben 3.500 medici coinvolti tutti quanti nell'ambito della pratica della medicina estetica e della chirurgia estetica. E il congresso si è svolto in ben 14 aule con la partecipazione di 300 medici anche provenienti da paesi esteri, quindi possiamo definirlo sicuramente un congresso di tipo internazionale, e ben 300 relazioni sull'argomento appunto di chirurgia e di medicina estetica. Bene, definita l'esigenza, qual è l'obiettivo del CIES? L'obiettivo di CIES è di rappresentare una specifica categoria di medici, i medici che praticano appunto la medicina estetica, e quindi di garantirle una buona possibilità di esercitare la loro professione e soprattutto anche di incrementarne sempre maggiormente la preparazione pratica e anche teorica. Ci sono stati numeri notevoli riguardo il CIES 2019, sicuramente ve lo aspettavate dalle prenotazioni, però il segreto qual è stato? L'alto livello dei relatori, la qualità dei convegni oppure la cena? Allora, la cena sicuramente è stata di altissima qualità, spero che non sia stato uno dei principali motivi che hanno indotto i medici a venire da tutta Italia al nostro congresso. Sicuramente Bologna offre una cultura culinaria particolarmente elevata e cibo di altissima qualità, ma escludo che sia stato questo il motivo. Sicuramente il motivo è dato dal fatto appunto che, avendo coinvolto anche numerosi relatori internazionali, avendo proposto durante il convegno una live demonstration, cioè la possibilità di vedere direttamente sia i trattamenti eseguiti presso l'ambulatorio Multimed in diretta streaming con il congresso, oltre che in contemporanea e in parallelo vedere e poter testare la tipologia e la precisa collocazione dei prodotti grazie a una dissezione anatomica avvenuta presso il centro di dissezione di Arezzo. Per cui c'è stato un grossissimo sforzo tecnico e organizzativo per poter dare questa offerta, e sicuramente però è stata la prima volta in Italia che è stata eseguita una formazione, un'offerta educativa di questo tipo con integrazione di prove pratiche e dissezione di cadaveri in contemporanea. E la radicazione poi che c'è stata negli anni di questo congresso come un momento fondamentale nell'aggiornamento da parte dei medici che si occupano di medicina estetica, ormai riconosciuta da tutti, è sicuramente uno dei principali, per me è sicuramente il principale congresso sull'argomento. Bologna si trova in una posizione strategica perché è accessibile con facilità via aerea, via treno, ed è centrale rispetto a buona parte d'Italia, per cui penso che tutti questi elementi, e sicuramente il primo, ripeto, è lo sforzo che abbiamo cercato di eseguire per dare sempre proposte nuove e maggiormente efficaci dal punto di vista educazionale, siano stati appunto. Siamo
qui con Letizia Morini, membro del gruppo Valet. Buongiorno, buongiorno Letizia. Volevamo chiederti qual è lo spirito dell'azienda? Allora, Valet da oltre 40 anni offre ai medici la possibilità di affinare le proprie tecniche in medicina e chirurgia estetica. Come si svolgono i vostri corsi? La nostra scuola è articolata in 4 moduli principali, composti da 200 ore cada uno. Al termine di questo esame verrà rilasciato il diploma di partecipazione alla scuola quadriennale di medicina estetica. La parte teorica viene svolta nelle aule di Valet, con docenti qualificati e con attrezzature all'avanguardia, come ad esempio il 3D, che è stato aggiunto per una più facile comprensione della parte pratica. La parte pratica dei vostri corsi dove si svolge? La parte pratica dei nostri corsi viene svolta nel poliambulatorio Multimed, che è una struttura adiacente a Valet, della quale a capo c'è il dottor Fundarò come direttore sanitario. A questo punto veniteci a trovare alla Valet in via dei Fornaciai 29B a Bologna. Ok, grazie mille Letizia. Di nulla. E dalla Valet è tutto. Vi saluto dal mondo della chirurgia estetica, ma mi raccomando, non perdetevi lo sport del mese di maggio: drifting, karate ed il mio beniamino jiu-jitsu. Alla prossima edizione del CIES e un saluto ai nostri telespettatori.